Oggi è la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, è una giornata importante, un 2 aprile particolare ovviamente, 2 anni insomma di pandemia e anche gli eventi che si stanno organizzando ovviamente risentono di questo. Eh sì, sono 2 anni che avevamo in mente diversi progettini, non solo il 2 aprile, anche durante il resto dell'anno, che purtroppo sono stati condizionati da questa pandemia, che purtroppo condiziona non solo queste scelte. Infatti avevamo in mente di fare qualcosa con il Teramo Calcio, che si era detto disponibile anche a far entrare in campo dei ragazzi che accompagnavano la prima squadra, sia l'anno scorso che quest'anno, ma hanno avviato con una sovrammaglia che domani ricorderà questa giornata in concomitanza con la partita di campionato. Però l'amministrazione comunque ha organizzato qualcosa. Sì, questa sera ci uniremo alle altre piazze italiane che illumineranno un monumento. Quest'anno abbiamo pensato di cambiare il solito, prima abbiamo sempre fatto il Duomo, quest'anno abbiamo pensato di sfruttare la splendida cornice del Castello della Monica ristrutturato. Quindi illumineremo il castello sperando che l'effetto ottico sia quello della foto che abbiamo mandato in comunicato, che è naturalmente fatta al computer. Castello della Monica che si illuminerà di blu per questa giornata, ma c'è quanta consapevolezza c'è di questo disturbo, come si chiama, disturbo dello spettro Condizione, sì, autistico? lo chiamano disturbo, Condizione. io preferisco usare la parola condizione perché, come ho detto oggi durante una diretta con Abruzzo Tismollus, io mi ritengo di essere un genitore fortunato da convivere con questa condizione, perché siamo anche noi genitori che impariamo molto da loro e siamo riusciti a comprendere negli ultimi anni quante siano le potenzialità che questi ragazzi hanno. Oggi ho fatto un piccolo post dove mostro alcune delle tante cose che mio figlio riesce a fare che 3 anni fa, ad esempio, non avrei mai immaginato. Quindi lavorando anche come amministrazione, cercando di appoggiare i vari progetti che man mano, sperando che il Covid passi, si possano realizzare, penso che si possa migliorare tantissimo questa condizione. Certo, il problema di questi ragazzi fondamentalmente è quando diventano adulti dopo i 18 anni, ecco, come siamo messi? Niente, noi abbiamo, come ha spiegato l'assessore Ilaria De Santis, abbiamo avviato un progetto sperimentale per il dopo di noi, sperando che dallo Stato arrivi veramente un supporto, no, in tal senso, perché ci vogliono soldi. Il governo Renzi tanti anni fa, mi ricordo, aveva varato questa legge sul dopo di noi, che poi non ha avuto seguito perché sono mancati i fondi. Finora abbiamo visto solo le Questi ragazzi parole. sono soli Sì, dopo una soprattutto. certa età. Le famiglie sono sole, quando non hanno più, la forza fisica, anche perché a volte serve anche la forza fisica per avere in mano la situazione. I ragazzi poi dopo un giorno si troveranno da soli. Ci sono molte strutture, al di fuori della regione che ospitano questi ragazzi ben avviati. Sarebbe opportuno averli in ogni regione, A Teramo. anche a Teramo.